Buongiorno Nunzia, grazie per averci accolti a casa sua per questa dimostrazione di preparazione delle orecchiette che io avevo già avuto la fortuna di vedere quando avevo fatto un bellissimo giro per il centro di Bari e l'avevo vista proprio di fronte a casa mentre preparava le orecchiette. Adesso mi fa piacere che lo possa mostrare a tante altre persone. Certo. Prof, la procedura è questa. Acqua calda, senza sale e senza uova, perché questo giallore di questa semola è già splendido così com'è. Quindi è integro, non rimacinata, niente farina bianca, quella serve per altro, per focacce e panzerotti. Io impasto solo semola. Quindi questa è quella che se uno la deve comprare si chiama Sì. semola di grano duro. Precisamente così. La lavorazione è tutta nelle mani. Non gli mettiamo il sale perché l'impasto è fatto a mano, non a macchina, e tende ad aprire più il grano. Invece così viene più unita, è più facile impastare. Benissimo. Quindi sta mettendo soltanto semola e acqua. Sì, solo semola e acqua riscaldata sul gas, calda. Benissimo. Una volta che la sistemo ben graminata, diciamo noi, questo è il vero detto dell'impasto dopo che prende l'acqua, formiamo. L'ho fatto in più, così Ah, vediamo la allora oggi la formazione. mangia, ne fa per tutti. Ah, mi dica un po' di quantità a proposito. La quantità non dipende dall'ambiente, dal tempo. Se è freddo prende più acqua, se è umido prende meno acqua. Io non so mai regolarmi a dare le precise indicazioni. Certo. Ma invece quanta farina si mette per tipo quattro persone? Mezzo chilo per quattro persone. Ok, benissimo. Dopo che gli Benissimo. faccio delle striscine o serpentino, come la noi in dialetto diciamo la stessa. Invece, per far capire agli altri, gli faccio un serpentino, una striscina, a secondo la misura. Prof, io dico sempre che ai bambini quest'arte la dobbiamo imparare. Sì, Non hai visto? possiamo dimenticare le nostre origini. Quindi voglio e preciso questo. Dobbiamo imparare ai nostri bambini questa bell'arte, questa tradizione che la dobbiamo far conoscere a tutti. Non bisogna cancellare le nostre origini. Questa è la misura regolare. Aspetti, aspetti, che questo dobbiamo vederlo bene. Quindi sta facendo tutto direttamente con lo stesso coltello con cui le taglia. Non è vero che il coltello deve essere nominativo della nonna, la sfera, un semplice coltello da raccolta ponte. Ma pensa te. Vengono bellissime. Ruvide, che prende il condimento, Ma lo pensa scivolo. te. Ma che Perché proprio meraviglia. voglio farti Bellissimo vederle vedere, fare. noi solo a Bari le facciamo in questo modo. Invece in tutta la Puglia le fanno in quest'altro modo, formano un cavatello e poi lo girano sul pollice. Così facendo si forma un cordoncino che durante la cottura al centro cuoce prima, invece Ah. intorno è più spesso e la cottura è diversa. Invece la Ho capito. nostra è uniforme, tutta tondeggiante, tutta bella. Variano le misure a secondo i gusti, c'è chi la gradisce ancora più piccola. Io consiglio sempre la media, la regolare. Emerge con la verdura, l'abbini bene col basilico, col ragù nostro barese, quello della braciola, buona condita. Bellissimo. Quindi consiglio sempre questo. Poi c'è quella grande, chi preferisce l'orecchione, quella grande le fanno alla bolognese al forno. Oppure amalgamata con un po' di mozzarella, prosciutto. Quindi la procedura è identica, basta prendere un pezzo più lungo dell'impasto. No, prof, Ah. dicono a Bari che c'è un pesce, la rash, come la vuoi la fai, così l'orecchietta, la puoi abbinare con tutto.
Si marita con tutti i gusti, anche con l'olio nostro buono e un po' di parmigiano. Ah, certo. Quindi, a voi la scelta, l'importante è mangiare le orecchiette. Perfetto, non pensavo proprio che fosse così semplice da vedersi, Da poi da farsi, vedersi, immagino proprio. che ci si debba allenare. Infatti, ci Allora, vuole un noi po' lo di faremo pasta. vedere a tantissimi bambini e ai Bravo. loro genitori e speriamo che imparino in tanti. Buongiorno. Piacere. Prof, questo è bello, che io mentre lavoro è passato il viceparroco della cattedrale, mi ha salutato. Passa un turista, le spiegazioni e posso provare. E questo mi dà una soddisfazione grande, più del vendere, perché così facendo ho comunicazione con tutti. E È vero, è vero. questo che ci ha mancato in questa pandemia. La Eh sì. Dai, esatto. speriamo presto di rivederla a farla in strada, così la comunicazione è ancora con più persone. Intanto però con questo la vedranno in tanti. Grazie E mille. facciamo delle cose a questi bimbi. Io voglio tanto che questo avvenga. Sì. Mamma mia, veloce, mamma mia. Perché la manina di una bimba hanno più la morbidezza, la scioltezza di prendere il contenuto, di far sì che loro formano. E la felicità che hanno, professore, quando loro guardano, io abitualmente quando sto impastando faccio le mie orecchiette, si avvicina un bimbo. Una pallina morbida, gli occhi gli danno una felicità incredibile perché la mamma non ha tempo, non vogliono che si pasticcia in casa. Invece, quando un bambino ha questa massa tra le dita, è una gioia per loro. Ma guardi, lo capisco proprio perché a vederla viene una voglia, non riesco a tenere ferme le mani. Viene Prof, proprio se le voglia. mangia, più buona ancora. Bene, Grazie. Nunzia, grazie mille. Grazie a voi, vi Un aspetto. abbraccio.